anni di terrore, umiliazioni e insulti continui. Gravissimi perché arrivati da quegli operatori che più di ogni altro avrebbero dovuto avere a cuore la salute dei loro ospiti. Ma stavolta la giustizia ha fatto il suo corso fino in fondo e per quattro di loro, ex dipendenti di una casa di riposo a Besenzana Brianza, sono arrivate le condanne. La decisione è emanata martedì dal Tribunale di Monza. La pena più alta, 1 anno e 8 mesi, è stata concordata con la PM della Procura di Monza Cinzia Citterio da 2 imputate di maltrattamenti aggravati e continuati, 2 donne, una nel frattempo è andata in pensione e l'altra sta seguendo un percorso psicologico di recupero per sondare i motivi dei suoi comportamenti violenti, mentre la pena minore, 1 anno e 4 mesi, è stata patteggiata dai 2 coimputati minori, tra cui un sudamericano. Altri 4 hanno scelto di patteggiare. Continua dopo la foto per farlo hanno offerto ai familiari delle vittime delle somme come risarcimento dei danni. Molto combattuta dalla difesa degli imputati la costituzione di parte civile della Fondazione Scola, accolta invece dalla giudice. È stato riconosciuto il nostro diritto a stare in questo processo in quanto danneggiati da questa vicenda, ha commentato Luisa Villa, presidente della Fondazione, rappresentata in aula dall'avvocata Stefania Zorloni, per noi non è una questione economica ma la legittimazione della nostra funzione sociale. Continua dopo la foto era stata la dirigenza della casa di riposo, che aveva raccolto i racconti di alcuni colleghi degli imputati, a fare la segnalazione ai carabinieri. Fai schifo, ma quando muori? Adesso qui ci vorrebbe un'insulina fatta bene, queste alcune delle frasi pronunciate e catturate dagli investigatori nel corso dell'inchiesta, coadiuvata da intercettazioni ambientali e immagini registrate con microspie, che ha evidenziato come i 4 dipendenti del ricovero fossero soliti schiaffeggiare gli anziani, strattonarli e spintonarli, insultarli e minacciarli di morte. Continua dopo la foto non solo, a quanto emerso e scrive il giorno, per puro divertimento di notte avrebbero scoperto gli ospiti, lanciando loro acqua sul viso, accanendosi in particolare su anziane donne di cui alcune con difficoltà motorie o affette da disabilità. Le vittime, quantomeno 6 degenti di età compresa tra gli 81 e i 99 anni. Erano in molti casi donne affette da Alzheimer. Ti potrebbe interessare.